Nation. This is Houston. Are you ready for the event? Houston, this is the space station. We are ready for the event. ESA, this is Mission Control Houston. Please call station for a voice check. Station, this is ESA. How do you hear me? Loud and clear. Buongiorno a tutti. Loud and clear. Buongiorno a tutti. Ciao carissimo, sono Mauro Ferrari, come stai? Ciao Mauro, sto bene, che piacere sentire la tua voce. Ciao Mauro, sto bene, che piacere sentire la tua voce. È piacere anche per me, allora ci siamo visti tante volte, abbiamo fatto vacanze insieme, sei stato a Nano Gagliato, sei un caro amico, ma vederti così devo dire che mi fa venire le farfalle nello stomaco, sono emozionatissimo. Beh, le farfalle nello stomaco ce l'ho anch'io a parlare con un pubblico così prestigioso. Senti Luca, grazie. Aspetta che ci provo anch'io, vediamo. Allora Luca, è veramente un onore straordinario. Raccontaci della missione Beyond che stai facendo. Qual è la missione che stai compiendo sotto il tuo comando? Mauro, se ti ricordi da Gagliato, le missioni spaziali, soprattutto quelle del volo spaziale umano, hanno quattro obiettivi che a me piace sottolineare. Il primo è il tuo preferito probabilmente, la scienza, la ricerca. Qui a bordo della stazione abbiamo al momento circa 50 esperimenti europei, 300 in totale, che effettueremo nell'arco di questa missione, 200 giorni di missione. La ricerca spaziale è unica perché l'ambiente spaziale è unico. Qui siamo nel Columbus, un laboratorio all'avanguardia con in questo momento tanti esperimenti che stanno andando avanti, uno l'ho installato proprio ieri. Il secondo punto della missione è sicuramente la tecnologia. La tecnologia spaziale è un traino perché è all'avanguardia, serve sia per l'esplorazione spaziale, ma serve anche per migliorare la vita sulla Terra e la qualità della scienza. Il terzo punto, l'ho appena nominato, è l'esplorazione. Qui a bordo noi vogliamo preparare la strada per poterci spingere oltre l'orbita bassa terrestre, beyond appunto, e preparare l'Europa per un'esplorazione ancora più lontana. E il quarto punto, e credo che sia quello che tu fai ogni anno a Gagliato, è forse quello più importante e più unico, ed è l'ispirazione. L'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana, il volo spaziale umano in generale, il programma ISS, il volo spaziale umano, danno ispirazione a tutta l'Europa, ai giovani, per un futuro migliore di collaborazione. Luca, straordinario sentirti dire queste cose. Peccato che tu non ci possa vedere, ma dovresti vedere, se fossi dove sono io, posso guardare la gente negli occhi che ti sta guardando sullo schermo e vedere la luce, come brillano questi occhi. Sei veramente un grande orgoglio per tutti noi, è un vero privilegio essere qui con te, fai pure il giocoliere nello spazio. Senti, raccontaci un po', secondo te che ricadute commerciali ci possono essere dall'esplorazione spaziale? Ma io parto da un punto di vista. Quando si parla di ricadute commerciali, si intende sempre quanto valore c'è nella ricerca spaziale. Beh, innanzitutto ricordiamo che molta della tecnologia che facciamo qui a bordo della stazione ha ricadute molto importanti in ambito commerciale. Prima di tutto la nostra tecnologia può essere ed è utilizzata per migliorare la vita sulla Terra. Proprio in questi ultimi giorni avete visto con quanta costanza e quanta precisione riusciamo a seguire eventi come l'uragano Dorian, lo abbiamo seguito, analizzato, fotografato, eventi come l'Amazzonia, i fuochi in Amazzonia, in Colombia, in Africa, in Sudan, in Mozambico, noi riusciamo a seguirli, a fare foto, a identificarli, non solo come volo spaziale umano, ma come agenzia in generale. Proprio lì a Roma, a Esrin,
Abbiamo il centro che raccoglie tutti i dati satellitari che vengono distribuiti per analizzare l'aria, analizzare il terreno, aiutare gli agricoltori. Quindi abbiamo veramente tantissima tecnologia che viene utilizzata a terra. Ma poi vogliamo parlare nell'ambito spaziale di tutto quello che è telecomunicazioni, tutto quello che è miglioramento dei servizi di trasporto, il GPS, Galileo in futuro. Quindi veramente le ricadute sono tante. E poi voglio ricordare questo, che c'è veramente un valore monetario nella ricerca spaziale. Uno studio terzo lanciato dall'ESA ha dimostrato che ogni euro investito nel volo spaziale umano, e stiamo parlando di volo spaziale umano, dà un ritorno di circa 1,8 euro, quasi il 200%, il 180%. Quando si parla di investimento nello spazio, il ritorno è del 700%. Questi sono studi fatti da agenzie terze. Grazie tante. È stato ricordato prima che il programma che ha portato alla Luna, no? Per ogni dollaro investito ha portato 7 dollari di indotto spesi sul pianeta Terra, naturalmente, quindi il moltiplicatore è molto grande in certe fasi del programma di esplorazione. Io in particolare ho avuto poi il piacere di portare già 3 esperimenti su da voi con 3 ditte commerciali. Ho portato uno con Gilead, uno con Novartis, e a novembre portiamo su un esperimento con Lamborghini, visto che siamo in Italia, e i loro materiali, no? Per possibili utilizzazioni nello spazio. Ma ti volevo chiedere una domanda personale, se posso. Te dovete sapere che Luca, oltre a essere tutto quello che sapete, è anche un grandissimo atleta. Fa gli Ironman, i triathlon Ironman, sono cose dello spazio appunto. Non solo li fa, li vince. Io ti volevo chiedere, che secondo me è un'ingiustizia perché dovresti lasciare qualcosa anche al resto del mondo, non puoi fare tutto te. Ma ti volevo chiedere, te che sei un atleta così straordinario, tutto quel tempo che passi nello spazio, come fai a tenerti in forma? Ma fortunatamente qui a bordo la tecnologia ci viene incontro. Innanzitutto ti ringrazio per i complimenti. Io mi ritengo un atleta mediocre. Ho avuto la fortuna di incontrare atleti straordinari, da Zanardi ad amici che sono molto molto più atletici di me. Ma tornando alla tua domanda, qui a bordo la tecnologia ci viene incontro perché siamo stati in grado di sviluppare negli anni delle apparecchiature che ci permettono di allenarci, e ci alleniamo circa 2 ore al giorno. Poco prima di questa intervista ero su ARED, l'Advanced Resistive Equipment Device, che è una macchina che ci permette di fare sollevamento pesi per permettere alle nostre ossa e alla nostra muscolatura, quindi tutto l'apparato osteomuscolare, di restare in forma e di essere attivato. Abbiamo poi 2 macchine per l'attività cardiovascolare, una macchina che ci permette di correre, un tapis roulant che è un po' diverso da quelli terrestri perché è in verticale, quindi noi corriamo paralleli alla terra con un'imbragatura che ci permette di restare collegati a questa macchina. E poi abbiamo una cyclette che, a differenza di quelle terrestri, non ha sellino, non ha manubrio, ma ci permette di attivare tutta la parte bassa del corpo, che ovviamente risentirebbe della mancanza della forza gravitazionale che attiva i nostri muscoli, attiva il nostro cuore, attiva il nostro apparato circolatorio. Quindi fortunatamente abbiamo sia il tempo, l'obbligo in un certo senso di allenarci circa 2 ore al giorno. Grazie Luca. Senti, allora, qui come sai siamo a Ambrosetti Forum, no? Ambrosetti Forum, uno dei principali 10 think tanks del mondo, ma adesso certamente number one think tank in the galaxy, adesso che abbiamo fatto il contatto con te, no? Ti volevo chiedere una domanda, è questa, no? C'è un in arrivo un Ministerial Council di Space 19, no? Space 19 Plus ESAM, dove gli stati membri determineranno il ruolo, la roadmap per il coinvolgimento europeo nei programmi spaziali. Tu cosa ti aspetti, cosa speri che succeda, cosa sono le tue previsioni o osservazioni? Mauro, io voglio essere
voglio essere positivo, propositivo e ottimista. Poco fa parlavo con Nick Hague, il mio collega della NASA qui a bordo della stazione. Questo è un momento di grandissimo cambiamento e ogni cambiamento porta delle opportunità. Credo che una frase del genere l'hai detta proprio tu a Nano Gaiato qualche anno fa. Ogni cambiamento porta la possibilità di migliorare, di cambiare le cose. E allora dal 2020 inizierà un momento che durerà circa 10 anni, perché questi cambiamenti così epocali avvengono una volta ogni decennio al massimo, non di più, per cercare di costruire qualcosa di completamente nuovo. La NASA, l'ESA, le agenzie interne all'ESA più i partner internazionali vogliono spingere per un'esplorazione nuova che lasci l'orbita bassa terrestre alla stazione per continuare la ricerca, ma si spinga verso la Luna, verso l'esplorazione lunare e poi interplanetaria. Abbiamo la possibilità di partecipare a uno dei più grandi progetti mai visti come Europa. E questo cosa comporterebbe? Beh, comporterebbe innanzitutto lo sviluppo di tecnologie che sono importantissime, come riciclare, come utilizzare meglio le risorse, generare nuova propulsione, generare capacità di restare a lungo termine su una stazione intorno alla Luna, sulla Luna, portare degli europei intorno alla Luna, portare un europeo sulla Luna. Preparare la strada per spingerci più lontano verso Marte per avere una stazione permanente anche su là. Stiamo parlando di progetti grandissimi. E l'unico modo di realizzare questi grandi progetti oggi è la cooperazione internazionale. Non esiste un altro modo. Nessun paese, nessuna agenzia singola può riuscire a gestire un impegno di questo tipo da sola. Ed ecco perché è così importante mettercisi dentro, entrare dentro questi progetti per vari motivi, non solo perché poi il risultato si allarga in maniera globale, ma anche perché serve il commitment, bisogna crederci, bisogna volerlo, bisogna fare in modo che una volta che si comincia con il primo passo, questa strada continui a essere percorsa, continui a diventare sempre più interessante, e nonostante gli impegni e le difficoltà vengano visti non come un ostacolo, ma come una opportunità di migliorare la nostra conoscenza, la nostra tecnologia, chi siamo come esseri umani, sulla Terra e fuori dalla Terra. Questa è una grandissima opportunità, per cui io mi aspetto e spero e credo che ci sia questa volontà, una volontà politica, una volontà popolare, una volontà della comunità scientifica di impegnarsi verso questa strada. Sei una vera ispirazione. E tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che questi 2-3 secondi di intervallo sono associati al fatto che chiaramente Luca sta viaggiando a 28.000 chilometri allora, e non sappiamo esattamente dove, non so se lo sai te esattamente dove sei, comunque stai andando molto veloce da qualche parte. Ti volevo chiedere, visto che qui abbiamo grandi business leaders nella platea, potresti darci qualche esempio o qualche idea su utilizzazioni che potrebbero essere commerciali dei programmi di ricerca che svolgete sulla Space Station? Ma vi faccio alcuni esempi a quello lavorato recentemente. Innanzitutto, da un punto di vista internazionale, c'è un programma, il programma CASIS, che permette ad aziende di fare sperimentazione qui a bordo. Noi diventiamo gli occhi, le mani, diventiamo i ricercatori a disposizione di queste aziende. Recentemente ho lavorato con la Goodyear, la ditta che genera i pneumatici famosissimi in tutto il mondo. Abbiamo fatto un esperimento in cui qui in microgravità abbiamo iniettato del silicio in alcuni prototipi di gomma per vedere come reagiscono. I risultati qui in microgravità sono diversi, si può pensare a una produzione di questo tipo di pneumatici per una volta che capiamo se questi pneumatici poi hanno una qualità superiore e migliore. Questo è perché esiste un bando in California che promette grandi dei grants per chi
migliora la qualità per ridurre l'inquinamento, per aumentare la vita, la sicurezza. Questo è un esempio. Ma poi come europei ho lavorato a Ice Cubes. Ice Cubes è un progetto che permette di avere degli esperimenti cubici, dei piccoli esperimenti qui a bordo, ai quali noi poi lavoriamo e ai quali l'utente ha accesso tramite una connessione internet. Oggi abbiamo la capacità istantanea di connetterci a un esperimento da parte di un utente e vedere quali sono i risultati, come sta andando, qual è l'andamento. Quindi veramente accesso a tutti. Un altro esempio che posso fare di un esperimento europeo e riguardo la crescita di licheni, batteri, microorganismi in ambienti estremi. Questi ambienti estremi esistono in natura, la Luna, Marte. Se vogliamo utilizzare queste risorse per fare, sono come dei piccoli minatori che possono estrarre le risorse come fanno sulla Terra anche in altri posti, potrebbero migliorare la ricerca commerciale sulla Luna, in futuro sugli asteroidi, su Marte. Tutte cose che dobbiamo provare, confrontarci con le difficoltà, dobbiamo sperimentarle, perché per poter andare avanti prima abbiamo una piattaforma straordinaria come la stazione in cui questi esperimenti sono possibili. Magnifico, tra l'altro volevo farti sapere che stai volando sopra il Venezuela, in caso ti venisse la curiosità, mi hanno appena informato. Questi esperimenti con CASIS di cui parlavi, infatti sì, noi prima abbiamo portato dei farmaci su per avere la possibilità di... Vai. No, parla tu, vai. No, quando abbiamo iniziato la conversazione, poco prima di iniziare la conversazione, avevamo un passaggio vicino ad Orion per controllare ancora una volta qual è la forma, come sta migliorando. Quindi sapevo di essere lungo la costa, stavamo per andare verso la costa nordamericana e quindi sudamericana, da nord-ovest a sud-est, per cui non mi sorprende. Recentemente proprio in Colombia ho avuto l'opportunità di fotografare molti incendi, un disastro naturale che stiamo seguendo veramente da vicino. Scusa se ti ho interrotto, vai avanti con la domanda. Non ti preoccupare, solo un istante, faccio una battuta veloce sul programma per tornare sulla Luna per il 2024 e poi, prima che tu scompaia, voglio lasciarti col grande applauso di questa platea che vedo sta seguendo con tanta attenzione. Comincia con la Luna. La Luna è sicuramente un obiettivo che in questo momento ha una fortissima spinta, una grande volontà da parte di tutte le agenzie. Non dobbiamo dimenticare che quando negli anni 60 la Luna diventò un obiettivo, ci fu un incredibile sviluppo tecnologico, una grande ispirazione per generazioni intere di investire il proprio tempo, la propria intelligenza e la propria vita nella cultura, nella tecnologia, nella ricerca, nella scienza, in tutte le branche della scienza, perché serve tutto per poter fare un grande salto come questo. Bene, noi dobbiamo e vogliamo parteciparci, vogliamo esserci dentro come europei. Vedete che la mia tuta presenta tante patch e c'è anche quella europea. Noi vogliamo esserci, vogliamo partecipare a questo grande progetto dell'umanità e quindi mi auguro che possa davvero essere di ispirazione per tutti coloro che oggi hanno l'età per prendere quelle decisioni e per il futuro, che è ancora più importante. Grazie Luca, senti l'applauso di tutti noi. Station, this is Houston ACR. That concludes the event. Thank you to all participants from ESA. Station, we are now resuming operational audio communications.